mi mandi in esecuzione una cartella a miei soci, di cui hai 4 milioni e mezzo. Se questa fiera chiude, quanto perde il comune? Quanto perde la Camera di Commercio? Quanto perde la regione? Se il sindaco dà una delega, non può sconfessare un suo assessore. Quindi io comunico, io so che il sindaco è un tecnico, quindi lui valuterà se aveva i margini per poterlo fare, se si è comportato legislativamente bene, istituzionalmente bene. Allora, io non accuso nessuno, penso che i tributi vadano riscossi da tutti gli enti, penso che quando l'ente è un tuo partecipato hai la necessità più che di tutelare 134.000 euro, di tutelare 4 milioni e mezzo di partecipazione anche alla luce della tutela dei soldi pubblici, e penso che comunque ci sia stato un atteggiamento assolutamente, secondo me, pessimo come esordio nei rapporti tra l'ente e il comune. Quindi io senza astio dico semplicemente questo: serve un chiarimento tra i soci, serve di capire se quest'ente serve. Poi sono stati spesi 80 miliardi, o c'è qualcuno che si alza e dice: guardate ragazzi, ci siamo sbagliati, ci si mette i pollici, si fa di là ce l'esse lunga, di qua ci si farà la Conad, decidano loro. Ma in questo momento i soci devono dire ciò che vogliono fare, perché in questo momento c'è 1,5 milioni di IMU e gli altri soci che hanno manifestato fiducia in questo consiglio di amministrazione hanno detto che non metteranno soldi per pagare l'IMU al comune. Stiamo decidendo se portare gli adempi fuori di Arezzo. Io incontrerò il presidente di Fiera Firenze e valuterò se fare gli eventi fuori Arezzo, perché io devo avere un ente in grado di garantire i fornitori. Quello che mi sono sentito di fare io in questa conferenza stampa non è alimentare una polemica, ma è passare la palla al comune e capire da loro che cosa vogliono da questo ente.